siamo quasi, adesso ci siamo. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno. Double news del giovedì, settimana faticosa, ma si prosegue, non si molla. Giovedì 18 marzo e cominciamo subito con Between the Sheets. Buongiorno cavaliere. Buongiorno. Ci tiene, sai, il cavaliere? Sì, che lo salutiamo. Sì, 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 me l'ha detto, mi ha detto, ma potete salutarmi anche in modo un po' più... formale? Sì. Acclarato, insomma. Sì, 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 cavaliere. Caro cavaliere. Caro cavaliere, i nostri omaggi. Che bello sapere che lei sia ancora sotto... Sì, coperte, le coperte. Sì. Comunque, questa mattina, cavaliere, se esce, la giornata sarà nuovamente bella, la temperatura nel pomeriggio diventa piacevole, stamattina ci sono 6 gradi, e venire in bicicletta effettivamente è stato imprudente da parte mia. Sì, da qualche ho sentito una frigiorba, come diceva io in americano, no, possiamo passare un volentieri. Sì, non so perché no, ma lei faccia pure con comodo. Eccomi, sì. La prima pagina dei giornali, dai, Corriere della Sera, eccolo qua. Giorno, La Stampa, ecco. Allora, intanto vorrei dire una cosa, cavaliere, se non ha bisogno anche lei non esca. Sì. Come è partita ieri la nostra campagna su Double News, sì, di tanti nostri amici, continuerà, che sì, e continuerà anche oggi, manderemo circa ogni ora un'immagine di qualche nostro amico che vi dirà non uscite. Bene, e quindi oggi a sorpresa vedrete chi c'è. Se volete mandarci un filmatino di sì, 15 vale. Secondi anche massimo, via WhatsApp. Sì, sì. Poi ci penseremo noi a pubblicarlo sulla pagina di Double News e lo faremo molto volentieri, sempre a nostro insindacabile giudizio. Sì, prego. Per evitare. È piacevole, sicuramente avete un po' di rigore. Beh, più. Non per nulla ho iniziato con Francesca Lombardi, sì, tra le giovani donne più belle di Alessandria, così diceva... Fa bella figura, no? Sì, no, ma insomma, potrei iniziare con te, scusa. No, non ci siamo capiti. Uno di ieri, uno di oggi. E salutiamo anche gli amici che ci stanno seguendo in questo momento, sì, sì, di 89.9. su Radio Alex. Buongiorno agli amici di Radio Alex. Allora ricordiamo che Radio Alex tutti i giorni vi dà le notizie in tempo reale praticamente, quando non ci sono notizie la musica è quella bella di una alternata, uno di oggi, uno di ieri, e sulla loro pagina internet giornalmente siamo in diretta con questa trasmissione. Salutiamo Danilo e buon Carletto. Bene, cioè adesso ti sei innamorato anche di Carletto, cioè, chi è Carletto, scusa? Carlo Zoccola. Allora chiamalo Carlo Zoccola, senior, junior, com'è? Senior. Allora, blocco totale da avanti, ci sono alcune notizie interessanti dal... Sì. Buongiorno Roberto, ben arrivato. 12 amici in più sulla pagina di Double News, ciao. Grazie caro. Grazie, Rosario, tutti i giorni. Buongiorno, anche sulla pagina Instagram di Double News, cioè io sono cresciuto. Rosario Pugliolo, Roberta Boido, benvenuti Roberta, questa mattina 6 gradi ed è sereno fuori. Sì. Se devi uscire col caldo. Anche Alberto Gualco, ciao. Buongiorno, Alberto. Buongiorno, ma Alberto anche... è lavoro già, lui deve seguire le piantine. No, ho parlato con Alberto ieri, no. Certo. Le piantine non le guardo in questo momento, adesso ha un momento di riposo, hanno finito da poco la stagione invernale, fra un mese e mezzo, circa una quarantina di giorni, sì, inizieranno a esserci le prime cose estive. La temperatura sta muovendo, sta aumentando, se non gela... Se non gela, e noi speriamo che non geli. Giorgio, ripeto, buongiorno. Buongiorno. Dunque, due notizie su tutte. Prima, quella della notte importante, la BCE, dopo che lo spread della Francia si è allargato, ha deciso di intervenire per tutta l'Europa, apre un quantitative easing da 750 miliardi, acquisti sono praticamente limitati sui titoli statali e sulle cambiali di rifinanziamento delle aziende, per cui se sono garantite possono scontare anche quelle. Per cui la Lagarde, quando la Germania e la Francia chiedono, si mette a pelle di leopardo e esegue.
aveva fatto un intervento l'altra settimana, pochi giorni fa, come Giuseppe, per dire che investivano 120 miliardi in un anno in tutta l'Europa, certo. Tutto il mondo ha fatto una pernacchia facendo crollare le borse, ora ne investono altri 750, mettendoli insieme 550 della Germania, 350 dell'Italia e i 25, bontà loro, dell'Italia. Scusa, sei lento nelle notizie stamattina. Dove vorrei finito. Che questo... è già finita? Sì. Parto di 750 miliardi di investimento, ho dato tutto per piacere. Boh. Allora, nostra signora del... Buongiorno, benvenuta. Della CNN. Sì, ha mangiato il pane che tu gli hai fornito, come se non ci fosse un domani. Che buono. L'ho dovuto difendere con i denti e con le unghie. Eh sì, queste macchine che vendono la conteneria Boyd, dove ci siamo ne parliamo, vi prometto di fare il pane in casa praticamente mettendo solo farina, lievito e acqua nel fornetto e vi fanno fare tutto quello che volete, con un'ottima farina che abbiamo preso, perché noi purtroppo giriamo più intorno perché stiamo in casa, sì. Gulliver, una farina nera di farina del Gulliver, sì. Facciamo vedere che è ancora chiuso. Stamattina davanti all'S Lunga c'era già la coda. Sì, sono Ricordatevi, cari, se. Guardate, il barone sta invecchiando a vista d'occhio. Sì, senza il caffè del fanciotto. Guardate com'è ridotto. È una barba nera. Ricordatevi sempre che i negozi di vicinato sono aperti, quindi andate in centro, comprate da San Lorenzo, tutti i negozi sono aperti, comprate lì, la qualità è sempre la stessa, elevata, e ricordatevi anche soprattutto quando finirà questa buriana, perché sono famiglie che devono vivere. Ricordatevi una cosa, qua parliamo di 750 miliardi e tante altre cose. Sono un muscolino di quello che si perderà, si parla di un 5% di PIL europeo perso in 3 mesi, ma onestamente penso che ne prenderemo un 5% solo noi in Italia. Quindi allora, voglio salutare anche Patrizia Alemanni, a cui ho mandato due cuoricini, non si negano a nessuno. Poi Patrizia mi sembra anche molto carina. Ma non si piace, gli ascoltatori, è un'ottima persona che ci ascolta. Sì, va bene. Dici che è stalking questo? Sicuramente. Ma sto a distante? Sì, beh, col metro. Scusi? Col metro. Come fa la famosa pubblicità? Non ci siamo toccati. No. Giuseppe avrà l'occasione per andare nuovamente in televisione, perché lui si sente bello e vuole piacere alle donne. Molto probabilmente ci sarà un'ulteriore stretta in questo lock-up, primo sul tempo, quindi il 3 di aprile non si riapriranno le scuole, si parla della fine del mese quando andrà bene, e probabilmente si porterà a quella data la chiusura di tutte le attività, compresa una stretta ancora più feroce come richiesta dai governatori delle regioni. Devo salutare il mio spacciatore di frutta e verdura. Si è collegato. Michael Tesauro. Ecco, andate a comprare da lui. No, è chiuso, perché è ambulante, è deambula lui adesso. Deambula. Allora, perso per la strada. Ecco, comunque dicevo che i governatori delle regioni stanno chiedendo di chiudere le banche, i tabaccai, restringere gli orari dei supermercati e impedire le corsette all'aperto, che poi diventano un'occasione per andare in 10 in sciame in fila indiana, ma bello proprio ammassati, tipo coronavirus. Allora, sempre parlando di Michele Michael Tesauro, detto anche il grande amico di Silvio e Marina, perché lui è il fuochista del Vulcano al mare. Lui si viene adoperato. C'è tutto un procedimento che non ti posso spiegare. Va lui ad accenderlo a inizio stagione, va lui a spegnerlo a fine stagione. Le pille vengono da sole, vengono da sole le pille. Non ti posso spiegare, è inutile che. Vero? Ecco, allora, vorrei dirti che però qui si apre un discorso
abbastanza particolare, che è quello dei mercati rionali. Molte città li hanno chiusi, molte altre invece continuano a tenerlo aperto, non ultima Torino con il mercato del Porta Palazzo. Ora, io dico, al di là che non questo lunedì, ma l'altro lunedì, quando gli dissero, e noi lo dicemmo in trasmissione, guarda che non puoi fare il mercato, dice, ma come? Ne? Avete deciso questa cosa ieri sera alle 10 sì. E io come facevo a saperlo prima? Ho comprato la roba, non fatemela buttare via, per favore, datemi almeno mezza giornata, vendo quello che vendo, poi il resto è chiaramente di rischio imprenditoriale. Non c'è stato verso ad Alessandria, per poi scoprire che in altre anche città della provincia c'è la possibilità di fare normalmente, per non parlare poi dei piccoli paesi che proprio nel mercato hanno a volte anche l'unico approvvigionamento, insomma, alternativo all'unico negozietto che a volte c'è nel paese. Mi sembra che il 40% del 30% dei paesini della nostra provincia non hanno più negozio. Guarda, mi ha scritto Silvia e Marina, ti ascoltano. Lo so, e vedi lui è intimo. Ecco. E infatti vedi, li chiama così Silvia e Marina. Perché lui è molto legato anche a Marina, l'ha vista nascere. Sì. Allora. Buongiorno Sergio. Sergio e Anna, buongiorno. Sergio e Anna, buongiorno. Che spettacolo, Anna. Non l'ho più vista, sono un po' preoccupato, non è che Sergio. Vabbè, no, devo uscire. Finalmente hanno ridotto un po' di treni a lunga percorrenza, non ho capito bene quale fosse il senso di tenere ancora in funzione e poi di lamentarsi se la gente faceva lunga percorrenza per tornare a casa. Quindi, buongiorno, il nostro no. Facciamo vedere. Avevo gente che ecco. Non sta a casa. Ecco, non sta a casa neanche a Murì. Grazie. Ecco. No. Grazie. Ciao. Ecco. Noi siamo in vetrina, quindi capite che chi vuole venire a salutare, non oggi, quando sarà finito il divieto. Sì, può venire anche senza entrare. Noi siamo, se entrate è meglio, perché consumate. Noi siamo al Mecchioni Caffè. Bravo. E che la nostra sede è via Kenna 18, 15121 Alessandria. La nostra sede ufficiale è qua, loro sono chiusi, perché comunque i bar devono essere chiusi, però Fabio Perugini consegna i suoi prodotti eccezionali, meravigliosi, i suoi menù di grandissima qualità a casa. Voi potete chiamare, mandare un WhatsApp al 392-425-0795, ripeto, 392-425-0795 e ricevere a casa il menù, il nuovo menù per questa consegna a domicilio. Potrebbe comprendere un menù degustazione di pesci con tre portate a 30 euro, un menù degustazione di carne con tre portate a 25 euro oppure singoli piatti. La consegna è gratuita e viene personalmente Fabio, così vi tiene un po' allegra, è sempre di buon umore, quindi potete farvi consegnare a casa e mangiare veramente veramente bene, perché Fabio, se vuole mangiare anche con voi, se siete l'ultima consegna non può entrare in casa. Ah, quando fai le consegne non puoi toccare le consegne, non puoi avere contatti ravvicinati. Porca miseria. Quindi lui deve stare lontano. E quindi lei quando mi consegna il pane a domicilio? Io glielo consegno. Me lo lascia sullo zerbino? Sì, sul zerbino, sì. Metto un contenitore. Dove lei, se fosse una persona a modo, dovrebbe avere un tavolino, una sedia, un bicchiere d'acqua. No, quello c'è sempre. Ecco, chi viene a fare una consegna? Anche il disinfettante. Ecco, posa lì, beve un attimo, si ristora, poi ritorna a lavorare. No. Per lei questo è d'altro, barone. Allora, di oggi avremo bisogno di 1,5 kg di pane. Sì, tutti i paninetti più piccoli, per favore. Più piccoli questa volta. Sì, sì. Ma però sono troppo facili da mangiare. No, lei non si preoccupi, perché io devo anche surgelarli. Perché ok. Dobbiamo vedere come funziona. Per la carestia. Sì. Lasciamo perdere. I paninetti sarebbe una cattiveria, perché se tu li apri, metti un po' di burro e marmellata, vanno giù che... Lascia perdere la marmellata, sono diabetico, lascia stare, no? Metti ci sono marmellata. Metti qualcosa di poco... Marmellata. Buongiorno a Giuseppina Montuoro. Buongiorno. Buongiorno. Oggi San Giuseppe, tanti auguri, cara. Ah, auguri. Auguroni. Oggi è un tempo fa.
Sì, credo l'avessero festeggiata a casa, cioè l'hanno buttata fuori per festeggiarla. Io dormivano ancora. Sì, dormivano ancora. Roberta è già collegata. Roberta sì, ma no, come festeggia Roberta, mica suo padre. No, no, non dico lo. Dai, bravo, ecco, allora, la mia borraccia a proposito. Non sono appena andato in negozio, appena arrivo. Poi l'ha messa da parte Paolo, faccio portare. Vabbè. Ok. Buongiorno Marietto. Portano, dice, vedo persone che non riescono a respirare e gente in giro a passeggio. Allora, i dati di ieri sono i peggiori al mondo. 475 morti in un giorno, come in una guerra. 2.000 contagiati in più, siamo a 28.000, circa 29.000. Se pensate che la Cina in due mesi ha raggiunto i 30.000 contagiati e i 3.000 morti, noi i 3.000 morti li raggiungeremo a questo ritmo entro la fine settimana, i contagiati praticamente ci siamo già. E la domanda è, sono loro che non hanno diffuso i dati corretti o siamo noi che non rispettiamo le regole? Secondo me si potrebbe aprire anche un'altra situazione, ed è che contrariamente al resto del mondo, noi abbiamo tantissimi piccoli paesi. Nei piccoli paesi la gente ha un rapporto diverso, si incontra, si vede, esce lo stesso, va a giocare a carte al bar. Ci sono dei momenti in cui, lo faceva fino all'altro ieri, ecco, voglio dire. I piccoli paesi, Alzano Lombardo, Borgani, sono quelli che hanno la disponibilità maggiore. E perché ce l'hanno? Ce l'hanno proprio per questo motivo, no? Sì. E quindi può darsi che nei piccoli paesi si manifesti maggiormente. Infatti, se tu vedi, per assurdo, Milano, che sembrava il centro del mondo economico, tutte le possibilità, quanti casi ha? Pochissimi, sì, rispetto. Dicono che stiamo crescendo però. Sì, vabbè. Come Piemonte sta aumentando molto. Ho capito, lei vuole essere sempre dalla parte del. I mercati come hanno fotografato Torino, la dicono. Chiaro, ho visto che tra Giorgio Repetto e tua madre c'è uno scambio, utilizzano i nostri mezzi per scambiarsi notizie, saluti, complimenti. Adesso non l'ho ancora visto, ma... È così. Ecco, anche Michele, lo sapevo che era tua moglie Giuseppina, lascia stare, pensa a Marina tu. Una cosa che non so se avete visto, ma che a me è impressionato molto è la colonna di mezzi militari che portavano le bare via da Bergamo a incenerire a Brescia. Questa è un'immagine che comunque fa pensare, sono quelle che nei film che facevano vedere i film di epidemie, di catastrofe. Sì, di horror, proprio. Queste colonne di mezzi che portavano i morti, in questo caso era... C'era sempre a capo di questi gruppi qui uno grigio di capelli tirati un po' indietro con la barba bianca. Un po' bianca. Quando non c'era la... Lei ha fatto da controfigura per questi... Sì, certo, sempre. Sì. Io facevo qua che viene ucciso. Allora, ci dice, buongiorno, state bravi, mi raccomando. Ma noi siamo bravissimi. Bravissimi, signore. Basta che non mi mangi il pane, l'ho nascosto. Okay. Il pane nero l'ho nascosto. Ma col pane nero è una meraviglia. Non lascia perdere che... Oltre ai 7 schermi che ha davanti, adesso ci abbiamo i tè che arrivano apposta dal resto del mondo. Sì, non contaminati, sterili. I dati che riporta a pagina 7 Corriere della Sera sull'Italia dicono che la Lombardia sta rallentando nel contagio e nei morti. Il grande problema è che stanno aumentando per adesso lentamente nel resto d'Italia. Il Lazio sta crescendo più velocemente, la Sicilia sta cominciando a crescere. Centro Italia sta cominciando a... Sono ormai quello che, da un lato mi dispiace dire, ma anche vedendo come la gente continuava a non capire che deve stare a casa. Sì. Che deve stare a casa. Continuiamo a dire noi. Se anche Angelina, Angela, Angelina,
per la prima volta parla in 15 anni che è al governo in Germania, parla al popolo in diretta TV, qua è proprio grave, sì. Cioè alcuni conoscenti tedeschi hanno detto se Angela parla, detta Angelina per gli amici, sì, certo. Se parla alla TV sono uccelli senza zucchero. Sì, è un problema, ma del resto onestamente un investimento loro possono farlo, va bene, ma di 550 miliardi di interventi pubblici per l'economia tedesca vuol dire che comunque stupidi non sono, sanno che cosa succederà, sanno cosa sta succedendo, poi magari non lo divulgano perché non è possibile che abbiano 40-50 morti in tutta la Germania, no, è una cosa che mi sembra inverosimile, però qualcosa lo sanno e qualcosa stanno cominciando a fare e a temere. E le regioni sono divise sugli asintomatici, non sanno, alcune regioni vogliono fare il tamponi a tappeto, altre non lo farebbero. C'è la polemica sui 500.000 tamponi che abbiamo mandato dall'Italia all'America, adesso mancano noi, poi noi facciamo gli introversi, poi ci troviamo con questi problemi in casa. Ecco, ma scusi, lei che è Francisco, suo amico, no? Sì. È andato a fare qualche altra passeggiata o si limita ai giardini no, privati? No, ha fatto degli altri danni con un'intervista ieri, nei quali ha eletto suo matra per sé, quindi voi direte, Sant'Agostino, no, il suo punto di riferimento, il suo pensatore principe è in questo momento Fabio Fazio, sì. Chi? Fabio Fazio. San Fabio? Sì. Fazius? Sì, sì, Fabio Fazio. No, lascia perdere. Ah, lui, proprio lui. Cioè, professor Linguetta? Professor Linguetta, esatto. Il professor Linguetta aveva detto che aveva dato la colpa del, ne abbiamo parlato ieri, del virus, dell'epidemia, sostanzialmente a Salvini e agli evasori cattivi e brutti del nord Italia. Ebbene, il Papa ieri ha detto che San Fabio Fazio ha ragione. È una cosa veramente scandalosa. Ricordiamo che l'IMU della Chiesa non viene pagata, sono 6 miliardi l'anno che la Chiesa risparmia. Questo è un agreement che ha fatto l'Italia. E parla degli evasori fiscali che non sono, che sono dei peccatori, sono delle brutte persone, sono veramente le persone malvagie. Ecco. Bravo Francisco, penso ti va bene che non devi essere eletto pubblicamente perché. No, perché stai perdendo un po' punti. Sì, veramente. Ecco, invece, sempre Michael, il mio ambulante, sì, mi dice che dopo passano Silvio e Marina a prenderci. Ci portano in no, lui. Viene lui con l'elicottero di Silvio e Marina, perché vogliono conoscerci, perché piace come conduciamo la trasmissione. Ah, siamo simpatici. Sì. Tu sei pronto? Sì, io sono sempre pronto. No, sempre se ci facessero un contrattino di 5 euro, 7 euro. Io sono nato pronto, sì, sì. Al minuto, no? Sì, beh, il numero sono quello. Con gli ascolti che tirano giù. Vi risolveremmo l'azienda. Sì. Allora, la Wall Street ieri ha perso il 7%, la borsa italiana ha avuto danni, 1,3 di perdita, tutto il mondo sta perdendo questo problema. Piano piano le azioni che stanno chiudendo le proprie attività cominciano a pagare in borsa e io non ho ancora capito perché la borsa al Sud Italia l'ha fatto dopo i crolli sanguinosi, ma permette ancora le vendite allo scoperto, questa è una roba che mi lascia abbastanza stupefatto. E l'intervento della BCE, vedremo oggi quanto potrà aiutarci sullo spread, probabilmente abbastanza perché l'acquisto dei nostri titoli di Stato può risolvere grandi problemi all'Italia. Si parla di Giuseppi e di un nuovo intervento, ieri finalmente ha firmato il nostro Presidente della Repubblica il decreto
di Giuseppi, ora sembra che si stia preparando a venire noi in televisione, perché lui piace particolarmente, con un altro intervento di nuovo da una ventina di miliardi, perché ha capito che questo sì. Non serve praticamente a nulla, lascia fuori corsi badanti, partite IVA, le aziende con il fatturato sopra i 2 milioni di euro hanno avuto un rinvio di 4 giorni nel pagamento delle tasse, che mi sembra tanta roba, perché in questi 4 giorni chiusi hanno avuto possibilità di monetizzare, chiedere elemosina, fare tante cose. Cioè, diciamo che veramente forse è il peggior governo che ci potesse toccare, però questo abbiamo e questo ci teniamo. E c'è una guerra in commissione da parte del centrodestra per modificare nella conversione il decreto di Giuseppi, vorrebbero far dare più soldi ai piccoli imprenditori, coloro che comunque non ce la possono fare. Di là non ci sembra, ma del resto è un governo che, se leggete la manovra finanziaria, lo dico sempre, è palesemente orientato a affossare la classe media. Non era neanche in questo caso l'obiettivo di salvezza, salvano le banche, salvano le grandi aziende o i piccoli, cioè i dipendenti. Ecco, per esempio, una domanda: se tu sei un dipendente, hai diritto a 15 giorni di permesso retribuito, sì, o 600 euro per la badante, per la badante di figlio, babysitter. Sì. Se tu sei una partita IVA, hai diritto a. Muoio di fame. No, hai diritto di andare a fare. Ah, andare tu a fare la babysitter per portare a casa qualche soldo. No, è completamente, sì, sì. Ti danno il voucher. Ecco. No, diciamo che no. Questa è una grande vergogna, spero che nel decretone, che hanno chiamato così decretone, studiato da Giuseppi, a cui facciamo gli auguri per l'onomastico anche a lui. Sì. Non so se è papà, non credo. No. Sì. Sì, è papà? Sì, è un ragazzino. Sì. Ah, va bene. Quindi anche per la festa del papà. Ma io gli augurerei di andare a festeggiare poi a casa per sempre. Per sempre. Ma adesso lasci perdere questo suo desiderio, che è un po' come un governo, una notte di mezz'estate. Ma no, a me non è che è un governo che non esiste. Allora, se a chi va a finire in cassa integrazione, lascia perdere il periodo delle ferie, sappiamo che chi fa la scelta di fare l'imprenditore di se stesso e quindi di aprire una partita IVA, ahimè, in Italia, non ha diritto ad un mucchio di cose, lo sai a priori. Ora, diversa è la situazione delle finte partite IVA, ma per le partite IVA vere, quelle che devono lavorare, per le partite IVA vere lo sai purtroppo prima, dovresti avere anche una serie di vantaggi, no? Minori sgravi fiscali, non è vero? Minore, una polizza assicurativa a prezzo agevolato, non è vero? Degli ammortamenti, delle spese che sostiene, non è vero? Sempre di meno, perlomeno. Sì, sempre, sì, di meno. Io mi ricordo quando avevo ancora la partita IVA, ogni giorno della mia vita c'era un qualche cosa che cambiava, mai meglio, mai. Mai. Questa finanziaria è stata modificata. Allora, se viene data la cassa integrazione, viene data all'incirca col 70%, 80%. Dipende. Sì, questo è l'80%. Ecco. Allora, facciamo una cosa semplice. Prendiamo la dichiarazione dei redditi dell'anno scorso, di 2 anni fa, la peggiore degli ultimi 3 anni, a scelta del governo, cioè proprio perché siano proprio avvantaggiati. E poi prendiamo quella cifra, aspettate perché sta aprendo il Gulliver, adesso lo voglio far vedere, sta aprendo il Gulliver, ecco, che si aprono, la vita continua, ecco, ragazzi, dobbiamo, ecco, stare in casa, questo, la vita continua. Questo è per dimostrare che i negozi di prossimità ci sono sempre. Ecco, allora, dicevo, nell'eventualità appunto, dai anche a loro il 70% diviso in dodicesimi. Io ho una proposta diversa. È una proposta diversa, è ancora più semplice. Perché tu ti vai a calcolare il reddito, dai 35 euro al giorno. Loro le tasse le hanno già pagate, quindi restituisci solo qualcosa di quello che hanno pagato, non sono venuti qui. Ah, tu dici non sono clandestini? 35 euro al giorno, quello è la sopravvivenza che viene stabilita per quella gente. Sì.
diamo 35 euro al giorno a questa persona. Che fa per 30 giorni? Circa 1000 euro. 1000 euro al mese. Adesso gli danno 600. Ah, tu proprio... Tarda. Neanche... Si chiama helicopter money. Tu devi dare i soldi in tasca alla gente adesso, perché se non glieli dai non li spende, non li ha mai prodotto. Quando dici ste parole qui, mi viene voglia... Guardi, minchino. Dai, non ti alzi più. No. Va brillante, non si alza più. Sì. Helicopter money? Sì, invitiamo Maurizio Sgoia, la prossima settimana. Va bene. Sì, perché Maurizio lo spiega bene. Siamo sulle stesse linee. Ecco. Allora, 35 euro al giorno. No, leggete di Maurizio su Sole 24 ore, mi sembra che sia uscito, uscirà anche oggi un suo articolo importante. Va bene. Maurizio è un amico, lo salutiamo. Certo. Perché molti ci guardano anche in remoto, voglio dire. Sì, anche in differita. Certo. Trump va a 1000 miliardi di aiuti. Madonna. Se ne fa 550 l'America, la Germania può anche fare 1000 miliardi. Senti, mi manca da matti il caffè del fanciotto. Lo so. Sono le 8, io c'ho proprio... Abbiamo bisogno di... Se avessi sta borraccetta... Sì. Potrei... È interessante, pagina 21, ve lo segnalo, nel Corriere della Sera, tutti i provvedimenti che sono stati presi finora... Stato per Stato, interessante. Ecco. Stati Uniti, Belgio, Francia, Spagna, Regno Unito, Svizzera, Iran, Giappone, Corea del Sud, Cina, Svezia, Germania, Norvegia, Danimarca e Olanda, e Italia, quello che ci sono. Poi c'è anche il numero dei contagiati, la Cina ne ha avuti fino a 81.000, l'Italia 28.700. L'Iran 17.000, Spagna 13.000, che la Spagna non scherza, è partita tardi ma arriva. Germania 11.000, che questi cominciano a dichiararlo, Corea del Sud 8.400, Francia 7.600, Stati Uniti 7.300. Quindi si sta muovendo abbondantemente il calendario delle chiusure, un po' tutte le nazioni che hanno la maggior, un incremento importante di contagiati stanno provvedendo a chiudere, cioè a cercare di separare le persone finché non si troverà questo benedetto vaccino. Ieri sono partiti 300 test su 330, mi sembra, su cavi per il nuovo, per l'antinfiammatorio Zub, vabbè, quello che sappiamo che va bene per controllare l'artrite, e vengono testati, quindi è un esperimento ancora più largo di quello che si faceva prima. L'antivirus è stato testato, adesso vedremo come sarà la reazione dei positivi, dei pazienti che di coloro che hanno testato eccolo qua. Allora, ciao Riccardo. Buongiorno. Allora, vorrei presentarvi questo nostro amico che, visto così, sembra scappato da un allenamento mattutino. Poi vi spiegheremo il perché dell'allenamento mattutino. Alessandro De Nicola, buongiorno. Presidente della Adamsmith Society. No, ma siamo qui sul microfono. Buongiorno Ale. Allora, buongiorno a tutti, buongiorno. Benvenuto. Grazie. Allora, siamo a chiederti intanto come vivi questo coronavirus, questo dover stare a casa dal lavoro, dall'ufficio, dal tuo correre quotidiano. Noi sappiamo che per 3 giorni non dormi nello stesso letto, sei sempre in giro. Sei sempre in giro per il mondo, e com'è? Beh, dal punto di vista del lavoro, tutto sommato sono abbastanza organizzato, nel senso che come molti mi sono adattato allo smart working, quindi ho la scrivania che ha 2 computer portatili, un iPad, 2 telefonini, mi sembra un rivenditore di elettrodomestici, sono bene. Uno viene e dice dove sono i prezzi, no, per la verità. Utilizzo le videoconferenze, quindi insomma il lavoro in realtà durante la giornata sono seduto alla scrivania
tanto quanto sono seduto nei giorni normali, anzi sotto certi profili di più perché non ho le riunioni, e quindi però mettiamola così, salvo l'organizzazione personale, comunque sia il lavoro ovviamente è del tutto ribaltato, quindi io faccio l'avvocato e le operazioni sono, non si iniziano nuove operazioni, quelle in corso spesso sono sospese, anche per quello che riguarda la consulenza normale, quella va avanti, ma non, insomma, i progetti nuovi sono tutti rallentati, quindi si, diciamo, c'è tutto un clima di sospensione, non so come dire, ecco. Siamo tutti sospesi. Ecco, tutti sospesi. Repetto saluta Alessandro. Sì, saluti da Giorgio Repetto. È una domanda all'economista, dacci un quadro della situazione economica attuale e le previsioni che purtroppo si faranno, non sono buone, ma con questi nuovi quantitative easing e iniziative degli stati. Ma allora, in questo momento quello di cui c'è sicuramente bisogno è un'immissione di liquidità, nel senso che i consumi sono bloccati e gli investimenti sono la cosa giusta da fare, sia che siano pubblici sia che siano privati, solo che avranno effetti non subito, quindi anche se oggi si decidesse un grande piano di investimenti, venissero fatti i famosi corona bond al posto degli euro bond, comunque ci vuole tempo perché abbia un effetto, perché anche se decidono di, ammesso che serva perché adesso il traffico aereo è un po' ridotto, anche se decidono di rifare l'aeroporto di Linate o allargare quello di Malpensa o collegarlo meglio con una linea diretta con Torino, ammesso che serva, perché poi gli investimenti hanno anche la caratteristica che a volte sono soldi buttati dal finestrino, però supponiamo pure che in Italia ci sono tante cose che servono, ad esempio sicuramente l'assetto idrogeologico del paese è una cosa che ha bisogno di essere messa a posto, quindi ammettiamo che servano, però ci vuole tempo, no? Per quanto veloce tu puoi andare ci vuole tempo, invece oggi c'è bisogno sicuramente di liquidità, quindi il piano della BCE di 750 miliardi per di comprare obbligazioni è necessario, perché immette, diciamo, mantiene un po' alto il livello di liquidità e dà l'opportunità ai paesi di fare misure che sostanzialmente le più sensate dovrebbero essere quelle non solo di rinvio del pagamento degli oneri fiscali, perché il rinvio pagare ora, pagare a maggio, se i soldi non ci sono, non ci sono. Certo, anzi c'è il rischio addirittura… Non sei strozzato, ma non è che ti cambia. No, ma anzi c'è il rischio addirittura che tu a maggio abbia speso quel poco che avevi di serbatoio proprio per andare avanti questi mesi, quindi a peggiorare la situazione. Sì, ma poi a maggio che ci sarà un'esplosione di mancati pagamenti… Invece bisognerebbe, ci sono alcune tasse che sono degli obiettivi molto più semplici da eliminare, faccio un esempio molto banale, perché non so, l'IRAP, che è vero che è stata ridotta dal governo Renzi, ma tuttora rimane una tassa sul fatturato, esatto. E quindi quello è un pagamento completamente slegato ai profitti, perché l'IRES tu paghi le tasse ma almeno le paghi sui profitti, vabbè, insomma, certo. Hai portato a casa meno soldi ma almeno hai portato a casa dei soldi, vuoi pagare le tasse. Ma l'IRA no, così come l'IMU o tutte quelle imposte che sono slegate dalla produzione di reddito. Io tra l'altro sono uno favorevole a tassare più le rendite o gli immobili rispetto ai redditi
persone fisiche o giuridiche, perché dovendo scegliere se abbassare di 5 punti l'IRPEF o l'IRES o alzare un po' di più l'IMU o altre tasse di questo genere, razionalmente è meglio abbassare IRPEF e IRES perché si stimola l'attività economica. Ma in questo momento bisogna evitare il pagamento di tasse che proprio dreni liquidità e che sia slegato la produzione di profitti. Perciò tutto quello che si può fare su questo fronte è ciò che dovrebbe essere fatto. Ecco, senti, anche per cercare di capire, di far capire ai nostri amici che tu hai una vita molto variegata, sei anche coach di una grandissima campionessa. Allora, nel tempo libero tu segui ormai da manager, no? No, da manager forse, manager più mia moglie, comunque sì, seguiamo tutti e due con appassionatamente. Ecco, allora, tu hai una prossima atleta alle Olimpiadi, no? No, perché la specialità che fa mia figlia, Ironman, è un triathlon estremo, che è troppo lungo per le Olimpiadi, non è televisivo. La durata di un Ironman è di 8-9 ore per una donna, perché non tutti appunto lo sanno, quindi fatto questa breve spiegazione, l'Ironman è un triathlon fatto di 4 km a nuoto in acque libere, 180 in bicicletta e 42 di corsa consecutivamente. Sì. Quindi io sono già stanco solo a sentirtelo dire. Solo a sentirtelo dire mi è venuto un leggero crampo al ginocchio. Ricordiamo che è una campionessa. Ecco, sì. Vince. Dici un attimo, adesso com'è in classifica? Allora, adesso praticamente tutte le classifiche sono sospese perché sono stati stoppati tutti gli Ironman del mondo, cioè, certo. Cioè credo che in tutto il mondo ne sia rimasto uno o due in qualche paese strano, ma la gente manco ci va. Quindi l'unica buona cosa è che lei in questo momento si sta allenando in Nuova Zelanda, dove era andata lì per fare un Ironman che era andato abbastanza bene, e dove pensava di fare un tour invernale nell'emisfero sud che prevedeva Ironman in Nuova Zelanda, Australia, Filippine, Malesia, naturalmente tutto è andato a carte 48, però lei è ancora in Nuova Zelanda, che è un paese dove ci sono solo 28 casi e in più hanno chiuso completamente le frontiere da una settimana, e quindi è possibile che la situazione rimanga sotto controllo. Insomma, per farla breve, in questo momento è nel paese meno colpito dal coronavirus. Ecco, mentre tua moglie fa lezioni da casa, essendo lei professoressa. Sì, allora facciamo tutte e due lezioni registrandole e sì. Poi vengono messe sulla piattaforma. La Bocconi. Adesso mi sente mia moglie Serrabia, che è un po' più avanzata, lo facciamo anche in video. La Cattolica qualcuno la fa in video e molti la fanno invece diciamo facendo scorrere le slide e spiegando a voce, però insomma sì, facciamo tutti e due da casa, anche io sto facendo i video delle lezioni. Mentre finiamo l'escursus di famiglia, il giovane dov'è invece? È il giovane qua che studia agli esami e quindi in questo periodo studia, fa un po' di attività ginnica in casa perché abbiamo una stanza con il tapis roulant piuttosto che la ciclette. Sì, non poteva mancare a casa vostra, poteva mancare a casa di chiunque altro, ma al posto della cucina lo diciamo, tu hai tapis roulant, ciclette, hai anche una vasca dove la tua figlia può nuotare perché c'ha le onde contro, no? quello ancora non l'abbiamo
non ce l'abbiamo. Non ce l'hai ancora, va bene. Presto tardi, la faremo. Bene Alessandro, grazie, grazie. Ti richiameremo magari più avanti per vedere come butta, no? Perché noi qui cerchiamo di dare notizie serie e semiserie. Le semiserie, certo, sono le nostre, ma invece da te potremmo avere notizie di primissima mano. Ultima cosa, la gente va ancora a passeggio per Milano o è deserta? Cioè sotto la natura. Io quando esco per andare, ho quello che io chiamo il mio tour delle farmacie per vedere se arrivano le mascherine da qualche parte. Certo. Quindi ho un tour di farmacie. Naturalmente le mascherine non arrivano da nessuna parte, io tento sempre, però ecco, la gente che incontro non mi dà l'impressione di essere a passeggio, mi dà l'impressione di essere come me, che sta andando a comprare delle cose, a cercare delle cose, che ma serve. Nessuno dà l'impressione di essere a passeggio, ce ne sono molto pochi. Bene, grazie, grazie Alessandro, buona giornata. Alessandro De Nicola, grandissimo avvocato milanese, ma soprattutto nostro amico, per cui e vi devo dire un'ultima cosa che Alessandro non ha voluto dire: ci ha preso come testimonial per la campagna dell'Iron Man a me e a Flaminio De Castello. Noi siamo quelli che quando si parte, anche quando passa lei, che passa velocissima, ma noi sì, brava, brava. Bene. Buona giornata, ciao Ale. Un grande abbraccio a tutti e due. Grazie, ciao. A ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao. Quando salutiamo il tuo ragazzo che si è messo in contatto con noi, mi chiede il tuo Michael. Michael, papà che sta arrivando l'elicottero, mangia una mela sottosa, va bene, cucina il cacco, va bene. Allora, Alessandro Nicola, perché non lo conoscesse, poi non lo conoscesse, ma è spesso in televisione, è anche professore Bocconi, è avvocato d'affari, è un esperto di economia, veramente un economista a livelli, scrive su Repubblica, su Sole 24 Ore, su altri giornali importanti. E quando dice qualcosa, la mente è meditato e ragionato anche in altri siti. Saluto anche Barbara Rizzi, due cuoricini anche a lei. Tutte le signore hanno diritto a due cuoricini. Assolutamente, a Vittorio no. No, a Vittorio, aspetta, a Vittorio gli mando un'alternanza, cuoricini infinita, no? Un'alternanza. Dici come va Vittorio, dici come sono le situazioni con il tribunale, con le cause, se sono tutto fermo o qualcosa. Tirati il microfono in direzione perché non si sente. Allora, stando sui parchi pubblici, negli ospedali i primi tre guariti, quindi anche Piemonte si sta muovendo così, sta crescendo il contagio di Piemonte, quindi si sta provvedendo a cercare di contenere, soprattutto nelle città grandi, Torino, che è quello del sale, era già partita prima, con chiusura della cittadella e di altri parchi. Si lamentano della tua voce. Un po' tutti. Dove? Anche Barbara. Cioè, grazie. Prova a tenerlo più vicino. Provo a tenerlo più vicino, sì. Togli sto metro che intanto non serve più. Io non voglio averti vicino. È andata male, vedete? Avete visto in diretta che è andata malissimo. Volevo ricordare una cosa agli amici, anche magari a Barbara che deve stare a casa, che è possibile fare la spesa quando esce per la spesa in piazza Marconi alla bottega della carne piemontese, sono aperti fino all'una tutti i giorni e la carne è sempre quella con le forniture complete, non le dimenticate, è molto importante che sosteniamo i piccoli negozi di prossimità. Ancora la contea del Boido è chiusa, ma potete fare acquisti online, www.coltelleriaboido.it è il sito rinnovato, ci sono tante offerte aggiornate, quindi seguitele perché ci sono anche degli sconti in alcuni settori. Importantissimo, ricordiamo che i due buoi è chiuso, il ristorante dei Buoi Rossi è chiuso, ma non è chiusa la possibilità di gustare, non è vietata di gustare i suoi prodotti eccezionali. Certo. Con il nuovo chef hanno proposto per la consegna cose magnifiche. Due menù gourmet e menù bistrò. Menù gourmet con tre piatti, battuta di passona, quindi la tradizione, bonè bavarese,
con degustazione a 50 euro, minus bistro, vitello tonnato, lasagnetta alle verdure, tiramisù a 30 euro, la consegna è gratuita, c'è anche la possibilità di selezionare alcuni vini che il sommelier ha abbinato a questi piatti. Per ordinare bisogna telefonare allo 0131 51 71 05 un'ora prima della richiesta di consegna e potrete avere questi vostri prodotti, tra l'altro in bellissime confezioni termiche, comunque di sicurezza, non ci saranno problemi di contaminazione e la qualità è quella del più buono. Quindi quella, per chi non l'avesse provata, vi invitiamo magari a casa con calma a assaggiare questi piatti che sono meravigliosi. La CIA, ancora una cosa, la CIA è apprezzata per seguirvi nelle pratiche relative al nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, che è quello che adesso sta regolando un po' tutte le parti finanziarie, quindi i finanziamenti, le agevolazioni, le contribuzioni che vi spettano, potete chiedere a loro previo appuntamento per accedere ai locali, ma potete chiedere a loro che sono disponibili, chiamate l'ufficio e vi danno l'appuntamento per poter raggiungere. Ancora una cosa, noi siamo, come dicevo prima, al Caffè Melchiorri, che ora è chiuso, ma anche loro sono organizzati in maniera eccellente nel servizio a domicilio. Anche qui abbiamo due menù degustazione pesce, tre portate a 30 euro, vi assicuro che loro hanno anche delle portate importanti come quantità. Menù degustazione carne a 25 portate, se volete, a 25 euro le tre portate, oppure potete scegliere su 6 piatti, sia di pesce che di carne, ai prezzi che sono esposti, li trovate anche sulla pagina Facebook, Instagram e internet dei nostri amici. Le prenotazioni potete farle, prenotare entro mezzogiorno o entro le 19 per la cena, allora, via WhatsApp al 392 425 0795, ma lo troverete comunque sulle pagine internet dei nostri amici. Grazie sempre a Fulvio Carogini che ci supporta tutte le mattine, sì, nella nostra... Sì, perché se aspettassimo Fabio... Sì, no, vabbè, allora... Oggi Gatti fa il video in questo caso, sì, ma sì. Solo che lo manderemo sicuramente. Buongiorno Giova Rossi, che si è connessa. Il cuoricino li mando io, tuo padre, guarda. No, li ho mandati, gliel'ho mando anch'io qualche d'uno, Grazie Sergio, grazie per i bravi che ci piacciono. Ecco, anche oggi siamo qui, sì. In che senso? L'ho letto così. Questa che allora, non è ancora versato, non ho ancora dato soldi. Messa lunga l'ha già dato una montagna, questa catena non ha ancora dato nulla di offerte. Noi teniamo conto di chi dà e chi non dà. Sì, anche se fa un po' scandalo il fatto che chiediamo anche la questione pubblicitaria, se sei un'azienda e dai un contributo. Benetton ieri 3 milioni, ha dato Moncler, ha dato Lavazza 10 milioni, ecco, in Alessandro non abbiamo ancora avuto notizia, a parte ecco, no, un imprenditore ha donato 3 letti all'ospedale, 3 letti attrezzati, quindi l'imprenditore gli facciamo complimenti, c'è l'articolo che abbiamo pubblicato sulle nostre pagine. No, ma infatti noi non... Anzi, non ci sono polemiche. Voi non, vogliamo... No, io ho visto che qualcuno ti ha attaccato ieri sui social. Forse non ha capito che il nostro non è né piangeria nei confronti di chi lo fa, né insulti nei confronti di chi non lo fa. No. Constatiamo una situazione. Ora, poi se qualcuno non lo dice per grande... spirito di riservatezza, sì, va bene. Faccia come crede, però la maggior parte degli imprenditori hanno voluto dimostrare anche un po' intanto una solidarietà e di Ferrero ancora ieri anche cosa che per esempio non ha fatto zio Francis, no? Quello vestito di bianco ha dato solidarietà, ha dato in giro, lui non ho visto, pagasse l'IMU, se qui avessimo dei
nostri politici con gli attributi e gli metterebbero l'IMU. È una vita che si parla di questo. Però, ritornando ai magnate che hanno sempre fatto donazioni, hanno sempre fatto cose, cerchiamo di dargliene così, un ringraziamento. Un cappello che oggi decido io di assegnare. Va bene, fai da solo. Banca Italia, Primo Giacchetti. A Banca Italia? A Banca d'Italia. Allora sono d'accordo, guarda. Allora, non sapevo che andavi lì. Affermazione di Via Nazionale. Banche solide hanno rafforzato patrimonio, potranno aiutare le imprese. Ora, per chi è a conoscenza con le imprese, col tessuto imprenditoriale, lo sanno tutti che le imprese stanno chiedendo rientro ai loro clienti. In questo momento stanno chiedendo i rubinetti del credito. A meno che non siano aziende che non hanno. No, ma adesso ci sarà il fondo. C'è stato il blocco dei rientri obbligatori per lo Stato, però arriviamo solo a fine maggio. Però queste sono le banche che hanno rafforzato il patrimonio, continuano a dire che danno dei soldi tipo San Paolo alle piccole imprese, stanno chiedendo il rientro. No, guardate. È una cosa veramente scandalosa. L'avevamo predetto che già da lunedì scorso ci sarebbe stata la domanda di rientro, hanno cominciato martedì, questo lo dico da amici che abbiamo contattato, stanno continuando a far rientrare le aziende che sono chiuse e quindi sono veramente degli avvoltoi, veramente delle iene, delle carote. Quindi che Banca d'Italia dica così mi fa veramente... Oh, wow. Ecco. Passiamo da Banca Italia a Ferrari contro il resto del mondo, no al rinvio, scusami, alzi per favore, ecco, no al rinvio delle nuove regole, c'era un accordo di cambiare le regole nel 2021, adesso molti team per risparmiare vorrebbero non più cambiare ma continuare a correre con le regole di quest'anno, che non sono nient'altro che una lieve evoluzione della macchina dello scorso anno, insomma ci sono tutta una serie di cose. Scusa, parlando di auto, ho letto ieri una cosa che è vera e non viene accentuata tanto, la Ferrari è chiusa, è ferma, perché a Modena abbiamo il lockup anche della fabbrica, non stanno producendo, non stanno lavorando neanche per la Formula 1, le altre nazioni erano aperte fino a ieri, stanno continuando a lavorare per lo sviluppo dell'auto e stanno provando, stanno facendo i test mentre la Ferrari non lo sta facendo, quindi ecco. Stanno avvantaggiando, non vabbè. È una cosa corretta, vabbè. Si può dire tutto qui da noi, si può dire quasi tutto. Guardate, l'unico sport che sta tenendo duro è il golf, ci sarà la Ryder Cup, molto giocata negli Stati Uniti, per chi non è un appassionato di golf spiego che cos'è, è una gara a squadre dove il vecchio continente, l'Europa, sfida gli Stati Uniti, è considerata proprio i campionati del mondo ogni due anni e una volta si gioca negli Stati Uniti, una volta si gioca in Europa, nel 2022 si giocherà in Italia, nel 2020. Sì, siamo al 20, nel 2022 in Italia, a Roma, con un campo che è stato, continuano a prepararlo proprio per questa manifestazione di una bellezza incredibile, come solo Roma e l'Italia. Perché parliamoci chiaro: l'Italia è bella. Bene. È bella, ecco. Certa gente ne parla male, no, anche Alessandro. Niente, quindi anche i nostri, anche il capitano della squadra italiana, che è un grandissimo giocatore, Patrick Harrington, dice: aspettiamo, intanto noi del vecchio continente ci alleniamo, siamo pronti, settembre è lontano, insomma. Domanda sul calcio, tu che sei uno che se ne intende. Sì. Ci sono tre nodi da sciogliere nel campionato di Serie A. Sì. La Lega Calcio vuole tagliare il 20-30% degli stipendi dei calciatori, perché ovviamente le squadre non stanno incassando e i costi maggiori per le squadre sono quelli. Litigano per quando ripartire negli allenamenti, non vogliono mettere a prime
sembra che vogliono fare, mentre la Lazio vorrebbe ripartire già questo lunedì. E la UEFA hanno chiesto di spostare le finali di Coppa alla UEFA e sta un po' tentennando. Come va a finire qua col calcio? Secondo me lunedì non possono giocare. Se allenerebbero solo, però aprirebbero i campi sportivi, cioè l'attività sportiva è bloccata. Non so, è sicuramente un momento difficile. Ha detto Michael che avete una partita, non ti ricordavi, una partita golf con Silvio Ghedini. Sì, vabbè, non volevo che lo dicesse a tutti. Cioè, Michael, devi anche tenere un po' di cose riservate. Sì, ma io il problema è che Silvio c'ha una certa età e non so se ha la dentiera, non ha, no? Esce in qualche gocciolina. Non... Certo. Eh? Sì. Ecco. E poi Ghedini è un po' noioso, sai, un po'. Poi, sì, anche brutto. Sì, bravo, gioca bene, però è un po' noioso. Sì. Vabbè, allora. Alessandro come avvocato da fare. Sì, allora. Beh, ma lì fa solo gli affari di Silvio Ghedini. Sì, vabbè, però. Vabbè. Sai cosa fai? Allora questa cosa che tu hai detto. Finito il tempo. Bene, meno male, perché non sapevo come risponderti, se non sì. Col buon senso. Gli ingaggi da tagliare, io credo che bisogna vedere come sono i contratti, no? Cioè, se il contratto prevede che in caso di inattività, e poi una inattività non dovuta al giocatore, non dovuta alla società, dovuta a fattori terzi, causa di forza maggiore, bisogna vedere cosa prevede. No, tu che sei che hai fatto studi giuridici. Sì, i contratti come sono, ma ricordo tutto. Va bene ragazzi, bene. Non vi tediamo di più. Domani alle 7.30 saremo nuovamente qui, non ci sarà Jenny che di nuovo guarda, ma sì, no. Comunque la no, vabbè, ma adesso le facciamo anche un filmato. Sì, no. Andiamo un filmato, no, perché di dolore. No, ma non è possibile. Cioè... non è giovane, fa le cose, va in giro mezza scosciata. Bene, questo l'ha detto lei, non l'ho detto io. Ricordiamo, io allora, mi dissocio da questa sua frase dell'ultimo minuto. Sarà con voi tutte le mattine, ma adesso andate a casa. Ecco, state a casa. Io resto a casa nella nostra campagna e seguitela. Insieme si può fare, guardate, esatto. È l'altro nostro hashtag. Insieme si può fare. Per poche cose e solo quelle necessarie. Poi se volete ci mandate un WhatsApp, noi prendiamo gli ordini per Alessandro. Mandateci un WhatsApp con una ripresa 15-20 secondi vostra che siete a casa e testimoniate che siete a casa. Anche le persone comuni, normali, i nostri amici, è giusto che testimonino, sono tutti importanti oggi. Grazie, ciao. Buona giornata.